Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere come fare le zucchine ripiene, ok? Io ho tagliato due zucchine abbastanza grosse, le ho tagliate in due e poi le ho tagliate in mezzo e sto tirando via la polpa e la sto mettendo dentro qua, ok? La polpa la tiro via con un cucchiaio, appunto, facendo così viene via. Il primo pezzo l'ho tolto via così e poi faccio così per togliere tutto il resto, farle belle fonde. Che ci posso mettere dentro poi la carne. Fatto. Ora vi faccio vedere come si vedono dentro, ok? Giusto per darvi un'idea. All'interno sono così, ok? Allora, io ho buttato dentro il tacchino perché non ho più macinato e questo è l'interno della zucchina, come potete vedere, ok? Quindi adesso frullo tutto. Macinato era solamente, era come si dice, tacchino, ma l'ho grattugiato appunto a macinato dentro una bacinella e ho anche fatto una cipolla. Quindi adesso metto la cipolla nel macinato. Ora che ho aggiunto la cipolla, aggiungo un po' di spezie, ok? Quindi aggiungete le spezie a vostro piacimento. Questo è un misto di spezie e in più ci aggiungo un po' di questo qua che è un altro misto. Ok, ragazzi, quindi questo è il composto, va bene, con le spezie e tutto. Questo è all'interno della zucchina e qui sono le mie zucchine. Quindi adesso inizio a preparare. Ok, allora io con un cucchiaio vado a prendere il macinato, ok, e semplicemente lo posiziono dentro la zucchina, va bene? Così. Adesso le faccio tutte. Ok, io adesso ci metto su anche un po' di formaggio, ok? Questo è facoltativo, non dovete per forza mettercelo su, va bene? In base a quello che dovete mangiare. Poi le andrò a cuocere nella air fryer. Ok ragazzi, ve le faccio vedere bene. Quindi queste è come sono da crude, va bene? Eccole qua. Ok ragazzi, allora io adesso le metto nell'air fryer, faccio vedere qua, ok? Vi ricordo che ho l'air fryer della Philips, ok? 180 gradi e metto per 12 minuti come di solito con le polpette. Vediamo come viene. Finite. Vediamo un attimino come sono venute. Eccole qua, buone, buone. Quindi sono pronte, ragazze. Ok, ragazzi, l'ho assaggiata. Buonissima. Stra, stra, stra buono, ve la straconsiglio.